Ben trovati su Gergo BJJ, il canale che prova a diffondere la cultura del Brazilian Jiu-Jitsu in Italia. Il video che vedremo oggi riguarda i 5 siti internet da conoscere se fai Brazilian Jiu-Jitsu. Avete finalmente deciso di modificare le vostre conoscenze preistoriche con qualcosa di più moderno. Ebbene, cominciamo da qualche sito internet molto utile. Il primo sito che vi consiglio di guardare è MaxBJJ, è un sito internet ed anche blog, ricco di interviste, informazioni, dettagli che riguardano il Brazilian Jiu-Jitsu, è molto ben curato ed è tenuto da Max De Michelis. Un altro sito internet o blog da conoscere assolutamente è grapplingitalia.com. Ricchissimo di interviste, informazioni, con una redazione che lo cura praticamente tutti i giorni, articoli ben scritti e sempre ricchi e carichi di aneddoti che ci possono fare sognare. Se siete italiani e fate Brazilian Jiu-Jitsu in Italia, non potete non conoscere il sito della UIJJ, Unione Italiana Jiu-Jitsu. Un sito abbastanza schematico e semplice, ricco di informazioni anche lui, e tenuto dal grande Dario Bacci, arbitro internazionale BJJF. È un piacere leggere e vedere questo sito che è cresciuto con il tempo. Vi consiglio di dargli un'occhiata, troverete sicuramente la sezione che più vi interessa. Andando oltre oceano e guardando dei siti internazionali, vi consiglio il sito dell'IBJJF, un sito da guardare sempre per essere aggiornati sui nuovi eventi, un sito da guardare per scoprire bene il regolamento dei loro eventi, che non fa mai male, ed un sito al quale dovete iscrivervi se volete partecipare ad uno dei loro eventi. Ho scoperto questo sito da pochissimo tempo, ma devo ammettere che l'ho già spolpato fino in fondo. È il sito del Museo della Famiglia Gracie. È uno spazio 3D nel quale potete navigare e troverete tantissime, ma veramente tantissime, foto, informazioni, racconti, aneddoti, video. Qui nel video stiamo vedendo appunto l'ingresso e nel video vediamo parlare Rorion Gracie, uno dei figli di Elio Gracie. Lui è conosciuto, è il più mediatico dei fratelli Gracie ed è stata sua l'idea di creare questo sito e museo. Ragazzi, dateci veramente un'occhiata, vale veramente la pena. Se siete amanti della storia del Jiu-Jitsu, non potete mancarlo. L'ultimo sito che vi consiglio si tratta di BJJ Heroes. Beh, c'è poco da dire ragazzi, questo sito è veramente la mecca per i fanatici del Jiu-Jitsu. Trovate tutta la lista degli atleti più importanti di Brazilian Jiu-Jitsu, la lista dei più grandi atleti di tutti i tempi e soprattutto le loro statistiche più accurate. Sì, intendo proprio le loro statistiche più accurate. Quante finalizzazioni hanno fatto, come le hanno fatte, quante finalizzazioni hanno subito. E certo, potete anche rovinarvi la giornata andando a guardare la statistica di Roger Gracie, mai finalizzato e una montagna di finalizzazioni date. Buttateci un occhio, vale la pena. Mamma mia, che palmarès Roger Gracie. Più lo guardo e più mi mette paura. Bene ragazzi, abbiamo terminato il video di oggi e siamo diventati dei nerd del Brazilian Jiu-Jitsu. Cerchiamo di non essere nerd fino in fondo, diamoci un tono. Io vi saluto e vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube se vi è piaciuto questo video, in maniera da farne altri, e di seguirci sui nostri canali social. Un bel os, a presto!